Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono la Fra e oggi finalmente siamo tornati per giocare insieme un titolo che non vedo l'ora di affrontare, a maggior ragione qui sul canale, perché oggi giochiamo Unmetal, un titolo che subito ha attirato l'attenzione dei fan di più vecchia data di Metal Gear Solid, perché ragazzi sembra veramente uno dei primi Metal Gear usciti per MSX, quindi parliamo di Metal Gear uscito nel 1987 e Metal Gear 2 Solid Snake uscito nel 1990. Il fascino retro ci ha conquistati subito, abbiamo portato la demo qui sul canale che adesso diventerà il primo episodio della serie gameplay dedicata ad Unmetal e l'abbiamo iniziato un po' a cuor leggero perché insomma sembrava proprio è una parodia di Metal Gear Solid, in tutto e per tutto, un gioco che comunque ha una forte ironia, però allo stesso tempo ha un'identità, aggiunge delle meccaniche interessanti che sono proprio alla Metal Gear. Quindi io sono super in hype per questo titolo, infatti ho deciso di tornare dopo una lunga, lunghissima pausa dal canale proprio con questo titolo. Ma questo non significa che le serie che abbiamo in ballo, in particolare la serie dedicata a Twin Snakes, non andranno avanti, anzi adesso ricomincerò a cercare di pubblicare con un ritmo abbastanza sostenuto. Comunque ragazzi, adesso ci dedichiamo ad Unmetal, come vi ho detto abbiamo già giocato la demo, la potete trovare qui sul canale, e ricominceremo proprio da dove era finita la demo, perché il Steam ci dà la possibilità di ricominciare da lì caricando la partita. Allora, è da un bel po' che non gioco, quindi potrei essere un po' arrugginita, però andiamo. Vedete? Ci fa partire proprio dal level up che avevamo ottenuto. Tra l'altro, non mi ricordo che cosa avevamo scelto tra questi due potenziamenti disponibili. Perché possiamo scegliere pugni d'acciaio per aver battuto il boss. Colpisci due volte quando il nemico o la scatola ha più di un punto vita. Oppure lo scatto, cioè aumentiamo la nostra velocità del 10%, 35% se ci sono nemici nella stanza. No, a me non piace andare troppo veloce, cioè non lo so, pugni d'acciaio. E penso che avevamo scelto quello comunque. Esatto, ricominciamo proprio da qui. Vedete? C'è il nostro nemico che è storditissimo, io non mi ricordo come si faceva. Aspettate, abbiate un attimo di pazienza, ok. Ah, ci ha dato l'uncino, il gancio. Sfida sbloccata. Ok, ci ha dato il gancio. Ah, non abbiamo cure, aspetta un attimo, eh. Abbiamo finito le cure, poi abbiamo un sacco di oggetti. Adesso ricominciare senza avendo spezzato un attimo può essere un problema perché magari abbiamo degli oggetti qua che possono essere molto utili e ce li scordiamo, eh. Che bello, avevo la voglia di giocarlo. Adesso da che parte dovrò andare? Questo qui l'avevamo fatto saltare in aria. E eravamo morti malissimo. L'avevamo fatto saltare in aria con la sigaretta. Adesso mi devo solamente ricordare dove cavolo dobbiamo andare. Ah già, qui c'era questo tizio. Ci ha fatto partire praticamente da quando abbiamo sconfitto il boss. Quindi non siamo ancora passati dal tombino. Dobbiamo passare attraverso il tombino per arrivare al livello successivo. Ma chi si ricorda, ragazzi? Poi io ho il senso dell'orientamento, veramente. Eccolo lì. Allora, praticamente qua dobbiamo usare il gancio. Combina con la corda. Esatto. I couldn't see the bottom of that hole, but I anchored the rope and I went down. Cerca una corda e scendi nelle fogne, completato. La grande fuga. Allora, XP 10 su 17, segreti 0 su 1. Io non ho idea di che cosa sia questo segreto che abbiamo mancato. Lo scopriremo. Capitolo 2, qualcosa puzza di losco. I anchored the rope and went down into the pitch darkness. Finally, I touched ground. I was in a sewer composed of narrow passages. Ma nelle fogne? There were channels of rotten water and narrow sidewalks.
typical pipes and waste everywhere. Che bello che si compone tutto mentre it narra. Like shit. The putrid air was barely breathable. But once my lungs got used to that stench, I started to investigate my surroundings. First off, I had to check the depth of the water. L'altezza dell'acqua. Aspettate, che alzo un attimo il volume perché in cuffia è veramente basso. Ok. Allora, dice di controllare l'altezza dell'acqua? Qui c'è solo schifezza. Aspettate perché ho paura. Ok. Certo, questo... ma che cosa? Braccio amputato. Ma come braccio amputato? Ma che schifo. Questo non posso saltarlo via, scusa. Che bello il rumore dei pugni. Ah, qui c'è qualcosa. C'è. Braccio amputato, ma che... E posso... I dipped the severed arm in the water to calculate the depth. As soon as I did, it started shaking. When I pulled it back out, there was nothing but bones. Oh, ma è tipo acido! I couldn't explain what I saw, but my instincts told me. This water might be dangerous. È sveglio, mi ricorda Naked Snake da questo punto di vista. I had trouble getting where I needed to go. In fact, I had to build a floating platform to get through. Worse yet, everything down there was out for my blood. Ok, ha costruito una piattaforma galleggiante. No, vabbè, ma che schifo la cosa del braccio. Fusto di plastica. Hold on, Mr. Fox. What exactly did you say attacked you? What you just heard. Some sort of hybrid between piranha and human. A human piranha attacked you? I see. And in your opinion, could you elaborate how this hybrid could exist? That question kept gnawing at the back of my brain the entire day. I dwelled on it over and over again. And after seeing everything I saw on that base, their facilities, their experiments, their labs, I reached the only logical explanation. And what was that, Mr. Fox? Oh, possiamo scegliere scienziato, madre. Allora, da giudicare da quello che ha detto, visto che ha detto, ci ha anticipato di aver scoperto di laboratori, eccetera, verrebbe da rispondere scienziato, ma se non rispondessimo madre. That a woman hell-bent on becoming a mother was unable to afford standard artificial insemination, so she sought illicit services on the black market instead. And you know how the black market is. They scam you with any fake shit. She took up an offer from a back alley doctor who did the operation as requested, but she had yet to find out that she was actually fertilized with piranha sperm. Jesus, poor woman. Months passed, and she became the mother of a school of human piranha hybrids. The horrified woman flushed them down the toilet. They ended up in the sewers. Where they would keep reproducing, creating a colony of human piranha hybrids. The same ones that attacked me. Non fa una piega. Un altro fusto. Vabbè, questa ovviamente era una elucubrazione di Jesse Fox, il protagonista, si chiama così, spero di non aver sbagliato il nome. Che paura! Per fortuna siamo deboli, ok, non... bastano un paio di pugni. Anche perché abbiamo quel potenziamento, secondo me. Senza quel potenziamento dei pugni forse sarebbe più un casino. Qui c'è una scala. Oh! Cos'è questo rumore? Tenente. Quanto pare no. Ma il telefono... Ah, ma il mio telefono! Copy, Colonel. I've been trying to contact you. There was no signal down in the sewers. Infatti. Have you already escaped? Where are you now?
Not much progress. I should still be near the prisons. Are you kidding me, Fox? You're still too damn close. You need to travel farther before coming topside. I know, but there are sewer channels blocking my way. Then build something to cross them, Fox. Find some materials. Non va bene uscire di qua. Exactly? I think I'm in the office of some sort of officer. You should search for classified files about Operation Jericho. Operazione Jericho. They're up to something. I don't know what. We must find out. Ok. Ho, ho. Lui prende a pugni tutto. Ah, ecco perché non si rompeva. Li abbiamo trovati, ma non si possono leggere, ovviamente. Cioè, possiamo solo equipaggiarli. Qui però non abbiamo le cure. Sono un po' preoccupata, in realtà. Guardate i nostri punti vita. Before leaving the office, I called Harris to let him know that I found the files. Certo. Colonel, do you copy? Copy. I found some documents. Operation Jericho. Looks like it talks about... Un piano d'attacco. Attack against what, son? I have no idea. It's encoded. I'll keep searching for more documents. Okay, Colonel. Dobbiamo trovare altri documenti Operation per capire Jericho cosa hanno in mente. Is a rumor only known by a few officers and, of course, the enemy. How did you find out about it, Mr. Fox? As I told you, Colonel Harris asked me to search for files about it. The deceased Colonel Harris? Yes. I had the feeling that this officer didn't believe anything I was saying. It's understandable. I don't believe you either. Oh, really? Well, Miss Incredulous, why ask me to tell you the story? Well, ok, lui sta raccontando like la storia di quando ha raccontato la storia. No theaters here. Great. So, what was Operation Jericho? Turns out that location was actually a clandestine base with a company codenamed X Army, commanded by someone named General X. X. They were planning a large-scale attack against Allied posts. And that plan was? Be patient. That comes later. Hey! Don't be like that. Come on, tell me! The officer that was taking my statement was also curious about what I knew. And what exactly do you know about Operation Jericho? Oddio, Mr. Fox? L'intreccio qua si sta facendo complesso. Operation. Harris and I knew the details thanks to the files we found. Correction, I found. Again, how much did you exactly find out? Let me continue. You'll find out later. Scopriremo in seguito. Aspettate però, la linea 2 tipo. Here. Over. Ah, non c'è niente per adesso. Jesse here. Avremo tre linee per parlare con tre personaggi differenti, probabilmente. Serve la... qui? Ops. Mi dice che serve la tessera di livello 1. Ma noi la tessera di livello 1 non ce l'abbiamo. Abbiamo la fionda, comunque. Me l'ero scordata, ma... cioè, abbiamo la fionda e io non... It wasn't wise to use no, 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 non volevo usare le armi. Ok. Niente, non possiamo uscire per adesso. Ci ha detto praticamente di trovare il modo per passare. Forse abbiamo già gli oggetti necessari. Ah, ma di qua? Nell'inventario. Muovi la levetta destra su un oggetto per collegarlo a un tasto rapido. Muovilo di nuovo nel gioco per selezionare l'oggetto direttamente. Ok. Ma sti cosi! Sergeant Roscoe here. What? Escaped? How? Oh no. The sewers? Shit! No, don't send anyone. If he hides like a rat, he will die. Non mandare nessuno. Switch on the shredders. Cos'è? Cosa sono? Ragazzi, quanto ci dè? Huh. Did I just hear a rat? Get out from your hole, you cowardly vermin! Look what the cat dragged in. The escaped prisoner. We've got some big balls coming here, rodent. The situation was foobar.
He was armed and hunkered down behind his desk. I was screwed. So what did you do? In 5 nanoseconds, I scrutinized the room and noticed a very subtle detail. Dettaglio. There is a large globe in the middle of the room. Ma dove? I already had what I needed to take him down. Oh no! Aspetta, in che senso? No, vabbè. Ok. Ok. Ah, ragazzi, abbiamo pochissima vita, non abbiamo cure. Cioè, questa cosa diventa super hardcore in questo modo, eh. Mi sembrava strano che ci avesse beccato subito, no? Questa è una boss fight. Allora. Ah! Aspettate, magari lo provo un po' di volte. Ci vuole, prima di tutto, calma. No. Ah, cavolo! Eccola lì, la cura. Allora facciamo così, la prendiamo subito. Non a caso. Ho sbagliato tasto. Dai, era buona. Sì, vabbè, scaricami addosso tutto, allora. Oddio. Ok, molto semplice in realtà. Signor Rosco. Non credo che comunque sono al sicuro lì, eh. Aia. Dio. Pissing me off. Okay. Ho sbagliato. Se non sbagliassi tasto avrei già vinto. Aia. È morto. Boss defeated. Boss defeated. Sì, ma a che prezzo? Oh, eccola qui. Ce l'aveva il signor Rosco. Non c'è niente. Distruggiamo tutto. Questo non è niente. Cioè qui non c'è niente. Non c'è niente niente. Secondo me c'è un segreto con questa. Io ve lo dico. Ma poi perché è un mappamondo? Mi fa tanto grande dittatore sta cosa. Shredders. That asshole Roscoe ordered to have them activated. È vero. Later they would be a pain in my ass, but they'd end up saving it too. Mi salvarono anche il culo. Qui ci sono degli anfratti in cui probabilmente possiamo. As I proceeded down the sewer sidewalk, I noticed a path nearby I couldn't reach. Why not? It was across the sewer water. What was the distance to the other side?
Un metro, 10 metri. No, scusa, è un metro. È un metro. A yard, more or less. Couldn't you just jump it? Since I was captured, I didn't jump a single time, and I wasn't going to start now. I realized I needed something to cross to the other side. Una piattaforma. La piattaforma non è una cosa che si trova così. Allora, perché ce n'è una dove l'abbiamo già usata. Forse possiamo farla spostare, non lo so. Perché questa qua, per esempio. Però ha detto mi salvarono anche il culo. Magari c'entra coi trinciatori. Ah, salvato. No, penso che... non ci sia modo di farlo adesso. Possiamo solo salire, forse. No, spero di non essermelo lasciato alle spalle, eh? Qui con la tessera di livello 1 siamo potuti uscire. Heading east, I ran into a hound. Oh no. A puppy. You didn't hurt it, did you? A puppy? That monster was the size of a horse. Even so, I wanted to see if it was friendly. Puppy, ma con gli occhi rossi. Puppy, are you a good boy? But that hound was trained to kill. Its bloody eyes looked at me like I was a well-done steak. Aspetta! Non ho niente per il cane. No, no. Allora, il cane dobbiamo farcelo amico. Questa cosa è abbastanza evidente. Dobbiamo tornare quando abbiamo qualcosa per farcelo amico. Quindi niente. Niente... niente cane, non andiamo da quella parte, non bisogna andarci mai per nessun errore fino a quando non abbiamo qualcosa per il cane, non lo so, un osso. Non potevano mancare i cani comunque, eh? Ma non capisco perché non si rompe questa scatola. Maledetta. Bagno? Ah già che si salva nell'urinatoio, mi ero scordata. Mamma mia. Ha spaccato tutto. Ok. Who's there? Damn cat. Who's there? No, ma... Mike? T-Rex. Che Mike? È un T-Rex. Ah, Mike avrebbe detto sono Mike. Damn T-Rexes. Ma hold on, weren't they extinct? Base, escaping prisoner. Send backup. No, ma cioè, ma siamo scherza. Ragazzi, ho paura perché ho paura che se dico... ho paura che se dico tipo siamo Mike, lui dice ma Mike non era andato tipo in pensione, una cosa del genere, no? Ed è una presa per risedere anche quella, aspettare. Damn cat. Who's there? Sono Mike. It's Mike! Fuck, Mike, you scared me. I'm sorry, everything okay? Yeah, everything's okay. No, va bene, Mike. No!
Aspettate. No, usale. Oh, ho trovato una pallina di uranio. C'è più uranio qui che a Zanzibar Land a momenti. Ok. Non ci ha visti, no? Ah, ma questi si possono rompere. No, forse no. Abbiamo lasciato del sangue, però. Non credo sia una buona cosa. Aspettiamo di recuperare la vita, che così... Vedete, le freccine rosse ci segnano il fatto che in quelle schermate da quella parte... praticamente ci sono i nemici, quindi ci avvisano di questa cosa, ci segnano anche da che parte stanno guardando. Heading south, I ran into a couple of trucks. That was my big chance to escape. But first, I had to get rid of the guards. Cacchio! Once the guards were history, I examined the engine. Il motore sta davanti. I took a glance and my worst fears came true. It was an old diesel engine with no AdBlue or particulate filter. What does that mean? Running away in that truck would have polluted the area with nitrogen oxides and microparticles. And I wasn't willing to sacrifice. Ma si usa il pallottole di uranio. So I armed myself with patience and I kept searching for another way to escape. Well, Jesse, I didn't know you were so eco-friendly. Well, it's nothing, really. Ma... io sono sconvolta. Aspettate, perché di là c'è una via. Dove tra l'altro non ci sono nemici, mi pare. Boom, boom, boom. No, queste cose non si spaccano, deve entrarmi in testa. Non si può andare di là. Strano. Credo che per adesso la via sia solo una. Ah, cacchio, qui... Continuo a sbagliare tasto. Ho sbagliato tasto, va bene, però mi servono delle cure perché così non si può andare avanti. Scusate, ma i fazzoletti cosa fanno? Sgamatissimi. Come potevo fare per evitarli senza rimetterci niente? Ho sbagliato. Qual era il modo più adatto? Dovevo utilizzare la fionda? Ah, ma tutte queste casse si possono rompere. Ma chissà quante casse ho lasciato in giro. Benzina. Qui ci sta dando un sacco di combustibile. Oh. Attenzione, abbiamo la carne cruda.
abbiamo trovato un bel po' di roba qua dentro. Benzina, benzina. Tre benzine e la carne cruda. Solo che a me piacerebbe... Aspettate, qua non c'era qualcosa che poteva scoppiare, no? Mi piacerebbe salvare prima di tornare dal cane, perché io non mi fido per niente. Mr. Fox, I'm still waiting on an explanation for the noose. Later, officer. Ah, sì. Il lastre del cappio va avanti. Dall'inizio... fa così all'improvviso. Guarda che sto ancora aspettando. Non mi sono dimenticato. Allora, cerchiamo di risolvere. No. Allora, ci... Oh, mamma, ci equipaggiamo la carne. Heading east, I ran into a... Esatto, questo... Cacchio! Siamo passati, però adesso... Cioè, ci servirà la carne ogni volta. Ah, ma ce l'abbiamo. Watch out. There's a guard looking here. Grazie. If he'll move, he'll see you. Tell me when he's not looking. That bastard won't move. He's over here all the time. Fuck. Hold on. I have an idea. Yo, Mike. Mike. Ma si chiama tutti Mike. Shut up. I got pictures of your mom naked in the bathtub. Wanna buy him? Real cheap. You bastard. I'm done with his shit. Just go shoot that bastard. I'm already on my way. Run in hell. Nice. Thanks for the help. Thank you for knocking out that dick. By the way, name's Jesse Fox. I'm Mike. Ma no! Hold on. Don't tell me the prisoner was also named Mike. No. Hold on. It wasn't Mike. Mike. I'm Robert. Robert. Let's see if I can get you out of here, Robert. Thanks, Fox, but no. If you escape, they'll shoot you. And I'd rather be jailed than buried. You don't have a radio, do you? Hold on. I'll get one for you. Porta una radio al prigioniero. Cacchio. Base, escaping prisoner. Ah, mi ero dimenticata. Ragazzi, ragazzi, andrà malissimo. Mi ero dimenticata che possiamo spostare i corpi. Questa era una cosa importante. Watch out. Burn in hell. Nice. Thanks for the help. Thank you for no- Hold on. Don't tell me the prisoner was also named. Esatto, aveva sbagliato perché Mike, si chiamano così tutte le guardie, non i prigionieri. No! Wow! Ok, ah, la radio, eccola qua. Oh, non male. Oh, ecco. Abbiamo anche il circuito. Oh, abbiamo la piattaforma di legno. Eccola lì. Allora, aspettate, eh. Ho sbagliato. Ok. Hey, ecco. Robert. Did you get that radio? Yeah. Here you go. Thanks, Fox. I'll call you if I find out anything. Perfetto, abbiamo il nostro secondo contatto. Use channel 2. Okay, now get out of here before the guards show up. Perfetto. Adesso però, no, ragazzi, dobbiamo tornare indietro. Andiamo a vedere che cosa c'è oltre la piattaforma. No, aspettate però. Cosa facciamo? Torniamo indietro? Un container. Nothing interesting.
Niente di interessante. Ok, però si possono aprire, interessante. Ma di qua sembra tutto tranquillo, per adesso non sembra esserci niente che ci possa interessare. Mi fa ridere che le guardie si chiamano tutte Mike. Ah! Via, 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 via. Hey, Fox, are you there? Here I am, Robert. Hey, Robert, you don't look like a military man. Of course not. I'm a photographer. Un fotografo. Hold on. You're not a paparazzi, are you? That's right. A paparazzi. And one of the worst kind, too. Damn, Robert, you must have fucked up royally to end up locked in here. I've seen things I wasn't meant to, Fox. Ok, ho visto cose che non avrebbe dovuto vedere. Oh, oh, oh. Finalmente potremo scoprire che cosa c'è oltre. Ma mi sa che è la strada giusta, cioè mi sa che di là è dove dobbiamo andare. I thought about using the pallet as a floating platform, but it would sink under my weight. I needed to attach something to make it float. Possiamo usare questi, direi, eh. Guarda che roba. After making the platform, I had what I needed to cross the sewer channels to freedom. Yeah. Oh! Hold on, Mr. Fox. The platform vanished. What? Of course not. I picked it up every time I got to the other side. You didn't mention that. Sounded like it vanished. Well, I didn't feel like I had to mention something so obvious. Then should I write down that you picked up the platform every time you used it? Yes, of course. Well, Mr. Fox, please continue with your story. Grazie. Abbiamo trovato una bottiglia vuota. Oh mamma. No, aspettate, come faccio? Allora, mi pare chiaro. Come faccio? Forse posso mettere la piattaforma, no? Ah, certo. Oddio. Carino. Tranci di tonno, sfida sbloccata. Non ho ben capito cosa sono le sfide per adesso. Praticamente uccidi 5 ibridi piragno umano con i tranciatori. Ok, praticamente sì, sono tipo gli achievement. Va bene. Mr. Fox, the noose. Later. Don't try my patience, Mr. Fox. Continua a cercare di evitare di spiegare questa cosa. Allora. Allora, di qua c'è una via. Ricordiamoci però perché ce n'è una di là. Oh, abbiamo trovato anche... Boom! Boom! Per salvare. Non lo so, direi che forse è meglio se ci fermiamo qua, perché facciamo degli episodi un po' brevini ma intensi, perché comunque il gioco non dovrebbe avere una durata molto esagerata, insomma. Dovrebbe essere lungo dalle 8 alle 13 ore, a seconda di come si gioca. Quindi niente ragazzi, cioè è bellissimo da giocare, è un piacere giocarlo perché è bello cercare tutti i riferimenti a Metal Gear. Poi mi piace tantissimo l'ironia che ha questo gioco,
È proprio piacevole da giocare, ma poi è super super divertente. Cioè, io mi faccio di quelle risate che veramente è il gioco del quale avevo bisogno, perché per quanto ami diversi generi, ormai sono vecchia e mi piacciono i giochi retro, in stile retro. Allora ragazzi, io direi che adesso ricominciamo a pubblicare regolarmente, quindi ci vedremo molto più spesso sul canale. La serie di Unmetal uscirà un po' irregolarmente, nel senso che magari metterò più episodi durante una settimana, a seconda di quanto riesco a registrare. Ogni volta che ne registro uno ve lo metto, che così... possiamo anche parlarne insieme man mano, quindi vedrete sempre fino al punto dove io sono arrivata a giocare, non vado avanti senza di voi. Intanto magari andiamo avanti anche con la serie di Twin Snakes, che una volta conclusa lascerà lo spazio finalmente al vostro amatissimo The Phantom Pain. Torneremo su The Phantom Pain, non vedo l'ora perché ho già delle idee per quella serie, quindi insomma sarà tutto un fine anno e inverno sul canale all'insegna di Metal Gear, assolutamente. Poi vi farò qualche annuncio su altri video che ho in mente di fare, magari farò un bel vlog con l'inizio dell'anno, così decideremo insieme come affrontare il 2022. Per adesso io vi ringrazio per avermi seguito in questo ritorno sul canale dopo 3 mesi di pausa, e ci vediamo nel prossimo episodio di Unmetal. Grazie, ciao a tutti!